Quindi vogliamo rivolgerci direttamente alla parola del Signore, leggendo sempre da Efesini al capitolo primo, e ci rivolgiamo alla parola del Signore leggendo gli ultimi versi del capitolo primo, a partire dal verso 15. Sono dei versi che abbiamo preso in considerazione altre volte, del resto la ricchezza della lettera agli Efesini è tale che non si può che tornarci e tornarci per le benedizioni che sa portare al cuore. Vogliamo allora leggere dalla lettera agli Efesini al capitolo primo, a partire dal verso 15. Così è scritto: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Nei versi 17, 18 e 19 l'Apostolo Paolo parla di qualcosa di importante, ma che prima di analizzare dobbiamo però comprendere il modo in cui l'Apostolo parla di queste gloriose realtà e gloriose ricchezze che ci sono state donate. Egli prega non perché noi, gli Efesini, e quindi noi, possiamo essere arricchiti. Non prega per questo. Non prega perché Dio elargisca la sua grazia su di noi. Non prega per questo. Egli prega che i nostri occhi siano aperti e che la nostra mente comprenda ciò che già ci è stato donato. Ed è qui il punto fondamentale. Ricordo una testimonianza di un pastore che si ritrovò durante una delle sue campagne evangelistiche con un uomo dinanzi a lui molto triste, era in prima fila, che alla fine della riunione lo avvicinò e gli disse: pastore, io sono venuto qui perché i medici mi hanno dato ormai pochi giorni di vita e speravo di poter ricevere da questo incontro qualcosa che avrebbe dato beneficio alla mia anima. Ma così come sono entrato nella mia disperazione, nel mio dolore, mi trovo ora in questo momento. Il pastore fu responsabilizzato da questo incontro e spese non un'ora, due a parlare, ma spese giorni a parlare con questo uomo ormai moribondo. E gli continuava a ripetere le ricchezze dell'Evangelo, la libertà che c'è in Dio, il prezzo pagato per il riscatto dei suoi peccati. E per giorni andò avanti e gli parlava delle ricchezze della grazia che c'è in Gesù. E in quei giorni gli presentò l'Evangelo in mille modi. E uno dei versi che più ritornava era Giovanni 3,16, a infondere la speranza che anche se avrebbe conosciuto la morte, Dio
gli avrebbe dato la vita eterna per mezzo della fede. Ma quest'uomo non capiva. Era come se un velo fosse dinanzi a lui. E per giorni continuò ad ascoltare questo pastore senza riuscire a trarne niente, niente, assolutamente niente, finché dopo circa 7 giorni, ripetendo per l'ennesima volta alcuni versi e discutendo su Giovanni 3,16, quest'uomo fu letteralmente illuminato dallo Spirito di Dio. È come se si fosse svegliato da un sogno e disse: ma allora Cristo è morto per darmi vita eterna. Voi immaginate il pastore come si sentì, era una settimana che glielo ripeteva, ma un velo era dinanzi a lui. E quest'uomo, da che era spento, da che era afflitto dal sapore della morte che ormai stava divorando il suo corpo, si illuminò di una gioia gloriosa. Eppure erano gli stessi discorsi che gli aveva fatto per 7 giorni, ma in quel momento i suoi occhi si aprirono per vedere, la sua mente fu illuminata dallo Spirito per comprendere e afferrò la salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Credette nel Signore, fu ripieno di gioia. Eppure la sua condizione era la stessa, Dio non lo aveva guarito, ma gli aveva dato vita eterna ed era consapevole di quello che aveva ricevuto in quel momento e il suo cuore fu ripieno di una gioia incontenibile. Conobbe la salvezza, dopo pochi giorni morì, ma morì in Cristo, ricevendo l'eredità destinata ai santi. Ecco, quello di cui vi sto parlando è proprio questo. Quello per cui prega, e prega però non per dei non credenti, l'Apostolo Paolo, ma per dei credenti, e che la mente sia illuminata a comprendere. Fratelli, sorelle, molte delle nostre afflizioni, molto del nostro peso che rende affannoso il cammino su questa terra è dovuto non alle grandi difficoltà che pure affrontiamo, ma all'incapacità di vedere qual è la ricchezza che Cristo ha destinato ai suoi in Cristo Gesù. E noi abbiamo bisogno di riscoprirla, di addentrarci in questo viaggio glorioso per comprendere appieno e afferrare pienamente quello che il Signore ci vuole rivelare, ci vuole aprire dinanzi, schiudere dinanzi come una rivelazione nuova che ci insegna quello che già abbiamo ricevuto. All'inizio del culto, sempre dalla lettera agli Efesini, abbiamo letto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ogni benedizione ci è stata data. E in Lui, tu e Dio, abbiamo tutto pienamente, seppure siamo in Cristo Gesù. Vedete, c'è da chiedersi com'è possibile che degli uomini abbiano affrontato situazioni più dure di quelle che affronti tu e siano rimasti saldi e ripieni di gioia. Com'è possibile che a volte una piccola afflizione, una piccola preoccupazione diventi un macigno su di me e mi tolga completamente o spenga quella luce che il Signore ha acceso, mentre altri hanno affrontato morte e martirio con la luce della speranza nel cuore e sentendo che in quei momenti venivano arricchiti e non privati di qualcosa, perché i loro occhi erano aperti a comprendere quale fosse la ricchezza che essi avevano ormai ricevuto. E la prima preghiera è questa: io mi ricordo di voi nelle mie preghiere affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Uno degli aspetti che impoverisce la nostra vita è che il credente smette
di vivere nella passione della ricerca della conoscenza di Dio. Vedete, ciò che eleva la nostra anima, ciò che sazia il nostro cuore, ciò per cui anche siamo stati creati e che è la beatitudine maggiore che possiamo ricevere, è conoscere Dio. Mosè, che pure aveva avuto rivelazioni, diciamolo pure, uniche e straordinarie, pure accostandosi al Signore gli chiedeva una cosa: voglio conoscerti di più, voglio vedere la tua gloria. E in quella conoscenza gloriosa e profonda di Dio, lui trovava pieno appagamento. Il resto diventa ombra alla luce della gloria di Dio. Ora io quello che voglio dirvi è questo: quando Cristo Gesù muore sulla croce e offre la sua vita in sacrificio per la tua e per la mia redenzione, egli apre la cortina del Tempio perché io e te possiamo entrare nel luogo santissimo e gustare, conoscere per esperienza chi è Dio. Egli ha posto, ha stabilito di porre la pienezza del suo spirito in te affinché tu possa godere della sua santità, di una comunione che sazia l'anima. Cos'è che l'anima tua necessita? Di cosa necessita l'anima tua? L'anima tua necessita di conoscere più profondamente Dio. È nella conoscenza di Dio che tu trovi il tuo riposo, è nella conoscenza di Dio che l'anima tua si sazia, è nella rivelazione di Dio al tuo cuore che tu trovi il vero senso della vita. E più lo conosci, più lui si rivela, più tu vuoi tendere a lui, e il resto perde significato. Il punto è questo: che abbiamo smarrito quello che è il tesoro principale che il Signore ci ha concesso. Non solo che tu l'abbia conosciuto, ma che tu possa crescere in questa conoscenza. Riesco a spiegarmi? Sì, noi tutti, se siamo stati salvati da Cristo Gesù, possiamo dire: io l'ho conosciuto. Ma quanto c'è ancora da conoscere di Cristo Gesù? Giobbe, l'uomo che più di ogni altro serviva il Signore con fedeltà, a un certo punto della sua vita dovette dire, e non era giovincello, dovette dire: avevo solo sentito parlare di te, ma ora gli occhi miei ti hanno visto, sono cresciuto e ora il mio modo di relazionarmi con te, con la vita, è cambiato completamente. Ciò che era importante non lo è più, ciò che mi schiacciava non mi schiaccia più, e io vivo di qualcosa di più eccellente, del fatto che ti conosco. Ora vedete, se c'è una cosa che Cristo è venuto ad insegnarci, è che Dio non si nasconde. Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio. Gesù è venuto a far conoscere Dio. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, disse Gesù. Perché? Perché Gesù è venuto a rivelare chi è Dio. E Dio vuole farsi conoscere, e nella conoscenza della sua santità, nella conoscenza del suo amore, della sua giustizia, della sua bontà, l'anima nostra trova il pieno appagamento. A volte i nostri cuori sono vuoti perché ciò che manca al cuore è la conoscenza sublime del nostro Dio. Voglio conoscerti di più, voglio sapere di più, voglio sperimentarti di più, perché tu mi hai dato il tuo spirito affinché io possa entrare in contatto, in comunione con te. Lo Spirito tuo è presso di me come un maestro, come un insegnante, affinché le profondità di Dio possano essere rivelate al mio cuore. Vedete, questo è quello che è il primo passo, prima di ogni altra cosa. È capire che la tua e la mia vita vengono appagati dalla rivelazione di Dio
alla nostra vita. E più Lui si rivela, più Lui si fa conoscere, più la nostra vita si eleva. È un po' come Enoch, ricordate? Camminò con Dio 300 anni e più camminava con Dio, più prendeva le distanze da ogni peso che era sulla terra, da ogni cosa che prima forse lo affascinava o lo aggravava, fino al punto che Dio se lo prese e se lo portò via, perché era più vicino a Dio che alle cose di questo mondo. Ecco, io voglio dirvi questo. Dinanzi a noi il Signore ha aperto una porta che è la più gloriosa di tutte, che io e te varchiamo troppo raramente, che è la porta che ci porta alla comunione con Lui e alla rivelazione della Sua santità e della Sua gloria. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, questo è quello che ci necessita. Vivere l'esperienza che fu di Isaia quando vide la gloria del Signore, che fu di Daniele quando si mise a cercare Dio più profondamente e la rivelazione di Dio fu così grande che gli tolse le forze. La rivelazione che fu di Giovanni, ma è la rivelazione che Dio vuole dare anche a te in forme diverse. Ma Dio vuole farsi conoscere, in questo Egli è glorificato, che tu lo conosca. Questa è la vita eterna, disse Gesù, che conoscano te. Ecco, fratelli, sapete perché molto spesso la nostra vita diventa arida e aggravata? Perché la priviamo di ciò che la eleva ai suoi massimi livelli, la conoscenza di Dio, che pure ci è offerta in Cristo Gesù. E non voglio dire niente, lo dico a me prima e poi anche a voi di riflesso. Quanto tempo investiamo ogni giorno per approfondire la nostra conoscenza con Dio? I grandi uomini che hanno segnato la storia del cristianesimo erano uomini che dedicavano la loro vita a conoscere Dio. Ed è per questo che hanno potuto dare agli altri le ricchezze di Dio, perché per primi le hanno sperimentate e ricevute. Voglio farvi una domanda prima di passare all'altro punto. Hai tu fame e sete di questa conoscenza? È di questo di cui tu hai bisogno ed è questo che cambierà il corso dei tuoi giorni, che illuminerà la tua vita, la conoscenza che hai di Cristo Gesù. Ecco, di questo possiamo veramente gloriarci, di conoscere Dio. Ma prosegue l'Apostolo dicendo non solo che voi possiate conoscerlo pienamente, ma che Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate qual è la speranza che vi ha chiamati, a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che Egli vi riserva tra i santi. Fratelli, sorelle, ma voi riflettete sull'opera che Cristo ha compiuto non in altri, ma in noi, da che per mezzo della fede siamo in Cristo Gesù? Ci rendiamo conto di chi siamo divenuti in Lui? L'inizio di questo bellissimo libro, di questa lettera straordinaria, mi ha colpito, ve ne parlavo qualche tempo fa durante uno studio. Il verso 2 dice: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Poi prosegue al verso 3 e dice: benedetto sia il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Dio viene chiamato prima nostro Padre e poi Padre di Gesù, a dimostrazione che in Cristo noi siamo stati elevati, così come Gesù stesso disse dopo la sua resurrezione ad essere suoi fratelli. Disse a Maria Maddalena: va e di ai miei fratelli che io li raggiungo. Non è meraviglioso? Ci rendiamo conto di che cosa significa questo per noi?
parla di eredità. Ora l'eredità viene data ai figli e Dio ci ha resi tali in Lui. La gloriosa aspettativa che è dinanzi a tutti i suoi figli, anche se oggi ci sono combattimenti, anche Cristo ha combattuto la sua battaglia e l'ha vinta portando la croce sulle spalle ed essendo inchiodato su quella stessa croce. Anche noi siamo chiamati a portare la nostra croce e affrontare combattimenti nel tempo. Certo, questo l'Evangelo lo dice chiaramente, ma l'eredità è l'eredità di figli. Egli ci ha elevati ad essere suoi figli e proprio perché siamo suoi figli, egli ha messo il suo spirito in noi e siamo eredi di ogni suo bene, ci ha elevato alla massima vocazione che un essere creato potesse ambire, quello di divenire in tutto e per tutto figli di Dio. Ora, se noi non comprendiamo quale ricchezza c'è in questa verità, allora certo che sarai afflitto sempre e non ci sarà niente che ti rialzerà. A volte noi preghiamo in modo strano, noi preghiamo preghiere che non possono essere esaudite. Perché? Ma perché Dio le ha già esaudite. Quello di cui abbiamo bisogno è non che Dio le esaudisca, ma che noi comprendiamo quello che già abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. Se noi avessimo gli occhi aperti, la mente illuminata, per afferrare la gloria che ci è stata riversata, a noi non avremmo tempo di guardare, come dicevo prima, parlando del bambino, a quell'unico giocattolo che ci manca, quando abbiamo la stanza piena di giocattoli e sovrabbondanti. È una forma sbagliata, è una forma che deve cambiare. In Lui tu hai tutto pienamente. In Lui tu hai tutto pienamente. In Lui tu hai tutto pienamente. Questa è la verità. Sei figlio, sei erede, sei destinatario di ogni promessa. Egli ha posto il tuo spirito, il suo sguardo è su di te. Tu hai bisogno solo di scoprire queste cose. Vedete, c'è un grande inganno e purtroppo noi viviamo in un mondo che è dominato dall'ingannatore, che è quello che ti fa vedere solo le cose che ti mancano. Ed è triste, triste come chi è offuscato nella mente, no? Quando a un miliardario del secolo scorso chiesero che cosa gli mancasse poiché aveva tanto di quel denaro che non avrebbe potuto spenderlo in 5 vite, lui disse: mi manca un po' di più, vorrei un po' di più. Ma non lo sapeva manco lui quello che gli mancava, perché cercava di saziare la sua vita con ciò che non sazia, e miliardi di dollari non servivano ad appagare ciò che Cristo invece dà al più umile dei suoi figli quando lo accoglie per mezzo della grazia e gli dice: tu sei mio. Vedete, fratelli, io credo che oggi, e ve lo dico con molta schiettezza, oggi più che mai noi abbiamo bisogno di riscoprire chi siamo in Cristo Gesù e quali ricchezze abbiamo in Cristo Gesù, perché presto potrebbe esserci tolto tutto. E se non abbiamo chiare nella mente le ricchezze eterne, noi potremmo essere smarriti e confusi, perché Cristo è la nostra ricchezza. Gli uomini degli Atti degli Apostoli furono privati di ogni bene, privati di tutto ciò che avevano e furono cacciati come esuli, eppure arricchivano tutti coloro che incontravano sul loro cammino, perché non dimenticarono mai chi erano in Cristo Gesù e quale fosse la ricchezza che caratterizzava la loro vocazione e
chiamata. E questo è il senso profondo. Qual è la ricchezza? Vedi, a volte noi ci sentiamo mancanti, a volte, anche se viviamo veramente nella grande abbondanza, viviamo in un'abbondanza straordinaria. Io non so come spiegarvelo, ma noi siamo tra i pochi privilegiati al mondo che possono girare una manovella e vedere uscire dell'acqua direttamente a casa. E può essere fredda o calda addirittura. Ma queste per noi non sono ricchezze, perché abbiamo dimenticato che quella è una grazia dell'Eterno e che la maggior parte degli uomini sulla terra anelano a quell'acqua come ad una delle ricchezze più grandi. Tu puoi aprire il frigorifero a qualsiasi ora del giorno o anche della notte e mangiare, avere cibo in abbondanza. Ne hai talmente tanto che purtroppo tanto se ne spreca. Ma tu non ti rendi conto che questo per molti è un obiettivo che è solo un sogno? E già questo, la salute, la possibilità di accedere, per quanto la nostra nazione possa avere problemi per quel che riguarda la sanità, ma poter accedere gratuitamente alle cure, avere una farmacia aperta di turno dove poter ricevere una medicina che ti cura il problema che hai. Questi sono privilegi che pochi hanno sulla terra. Sono gli occidentali, perché molti, se hanno un mal di testa, devono passare un'ora in ginocchio a chiedere la grazia a Dio di farglielo passare, perché devono affrontare una giornata di lavoro e non hanno la possibilità di mandare un certificato medico, perché se non mangiano, se non lavorano, non mangiano. Ma queste sono cose che fanno parte della grazia di tutti i giorni, a cui noi non badiamo neanche più, anzi. E non aggiungo altro. Ma considerate questo, che tu sei erede del regno di Dio. Ogni suo bene ti è stato dato. Tu sei erede di Dio e coerede di Cristo, al punto che il Signore dice che nel suo regno millenniale i suoi regneranno con Lui. A chi vince io darò di sedere sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio. Oh, ma se tu non ci rifletti, è chiaro che ti sentirai sempre povero. Se tu non comprendi che le ricchezze di Dio, le sue ricchezze spirituali, ti sono state date in eterno nei cieli, se il tuo sguardo fissa l'attenzione sulle miserabili cose del tempo e dimentichi di guardare alla tua vita in una prospettiva eterna, è chiaro che non riuscirai mai ad apprezzare quello che Dio ti ha donato. Ma se tu ti fermi e guardi che eri un tizzone destinato all'inferno e che Cristo ha dato ogni cosa che egli aveva per poterti afferrare e farti suo figlio, erede del cielo, allora tu comprenderai, se lo Spirito di Dio ti illumina, che hai un motivo di gioia eterna che non può conoscere esaurimento. Perché? Perché niente e nessuno ti potrà mai togliere ciò che Cristo ti ha dato, morendo sulla croce, un'eredità gloriosa, una ricchezza infinita e meravigliosa. Oh, se noi potessimo comprendere questa realtà e gustarla appieno, come dice la parola di Dio, salteremmo di gioia come vitelli liberati dalla stalla, e affrontare la nostra vita, i nostri dolori, le nostre sofferenze con un volto illuminato dalla speranza. E poi c'è un'ultima cosa a cui voglio dedicare un po' di tempo, che vi ho già accennato. Al verso 19 l'Apostolo scrive: affinché vi illumini la mente
e possiate comprendere qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. C'è una ricerca che io e te dobbiamo intraprendere, una ricerca che non deve conoscere né momenti di flesso, di stanchezza, né momenti di scoraggiamento, ed è la ricerca della pienezza del suo spirito, intesa come la potenza di Dio. Sapete che sono affascinato dal libro degli Atti degli Apostoli, e quel libro è la dimostrazione di ciò che Dio vuole fare attraverso la sua Chiesa di ogni tempo, non del primo secolo solamente, perché ogni volta che Dio ha fatto soffiare il suo vento, quelle stesse opere si sono manifestate con la stessa gloria e la stessa potenza. L'apostolo Paolo, gli apostoli, ma non solo gli apostoli, i credenti che ricercavano con il cuore Dio vedevano la sua gloria manifestarsi. Filippo, il quale era ripieno dello Spirito Santo, fu elevato a responsabile delle mense, doveva dirigere le cose all'interno della mensa perché non ci fossero problemi, ma quello stesso uomo che a causa della sua pienezza fu elevato a una piccola responsabilità, poi attraversò la Samaria e la mise sotto sopra, e la gente stupiva vedendo i grandi miracoli che Dio compiva attraverso di lui. Un uomo di un'umiltà straordinaria, un uomo completamente arreso, che per la sua potenza Dio usò straordinariamente, e che poté sparire in questo luogo e trovarsi nell'altro luogo, perché la potenza di Dio era con lui. Quella stessa potenza è stata data a tutti coloro che credono, ma finché rimaniamo increduli o ci teniamo a distanza dalla ricerca di questa potenza, noi saremo sempre afflitti dalla nostra debolezza e non potenziati dalla sua potenza. Rimarremo sempre con lo sguardo chino e non con il volto illuminato di chi ha ricevuto Dio stesso nella propria vita. Ma è veramente nel bisogno la nostra vita? Sì, ma di una sola cosa: siamo nel bisogno di scoprire le ricchezze che ci sono già state date. Noi siamo poveri non perché Dio ci ha resi poveri, ma perché abbiamo dimenticato di attingere alle ricchezze che Dio ci ha già donato. Perché se noi afferrassimo la conoscenza profonda di Dio, tenessimo nel cuore l'immensità delle ricchezze che Egli ci ha donato e potessimo vivere la pienezza del suo spirito, io vi garantisco che nessuno di noi si direbbe povero o bisognoso, ma esulteremo tutti insieme ringraziando Dio, perché una vita esuberante esploderebbe nella nostra vita, quella stessa vita che il Signore è venuto a donarci. Il ladro non viene che per rubare, distruggere e uccidere. Io sono venuto affinché abbiano la vita, e la vita ad esuberanza. Non permettere al tentatore di toglierti la consapevolezza di ciò che ti ha dato, di rubarti le sue ricchezze, di rubarti le ricchezze di Dio, di uccidere in te la speranza, la vitalità, di distruggere la consapevolezza di ciò che sei e di ciò che hai in Cristo Gesù. Ma rivolgiti a Dio affinché la vita di Cristo si manifesti
esuberante nella potenza, nella ricchezza e nella conoscenza di Dio.